Ed eccoci qua, benvenuti a una nuova puntata di Tutti Amici, benvenuti, continuiamo a parlare di curiosità e novità del nostro territorio. Oggi parliamo di cultura e diamo il benvenuto a Luigino Mericiani, presidente Soave Cultura. Benvenuto, ciao Luigino, benvenuto. Saluto a tutti i telespettatori. Come stai? Bene, molto bene, perché tra un po' si inizia e quindi, per fortuna, come dicevamo prima, pronti, non pronti, bisogna essere pronti. Bisogna essere pronti. Luigino, allora sappiamo che anche quest'anno un calendario pazzesco, ricco veramente di eventi, ospiti, nomi nazionali, nomi importanti e soprattutto un calendario fitto, ecco, che è pronto a partire. Sì, quindi molto fitto. Siamo partiti con questo evento estivo, diciamo così, in conseguenza della pandemia, perché sì, il nostro periodo era aprile, certo, ma l'abbiamo intensificato sempre di più, quindi è diventato veramente una cosa notevole. Certo, tanto quindi, afflusso anche, no? Quindi, insomma, tanto afflusso di gente, sì, abbiamo sempre avuto le serate pienissime. Certo. Quindi vuol dire che fame di cultura c'è, che se ne dica c'è. Finalmente. Ce n'è molto bisogno. Luigino, io andrei subito, allora, tu sei il presidente ovviamente, e prima, ecco, di arrivare al programma, così lo guardiamo insieme, vorrei fare un minimo, cioè per 30 secondi di storia. Come nasce Soave Cultura? Allora, Soave Cultura nasce dalle, se così si può dire, ceneri di un'altra associazione che hanno le botteghe di Soave, di cui io sono stato presidente per 5 anni. Dopodiché questa associazione è andata a finire, certo, e ho pensato di fondare questa associazione che è prettamente culturale e quindi che riguarda la letteratura, libri, musica e arte soprattutto. Certo. E quindi ecco, avevamo pensato di fare eventi specifici sulla cultura. E ci state riuscendo, è come ci alla stiamo grande. Riuscendo, sì, ci stiamo riuscendo. Adesso in questi giorni qua si dorme un po' di notte non si dorme. Si pensa, si lavora sempre. E quando si dorme pensando cosa bisogna fare. Ecco. Allora raccontami un po', Luigino, veniamo a noi. Super calendario con grande partenza, ecco, già a partire da questa settimana. Andiamo a vedere un po' di, guardiamo insieme il calendario, ecco, guardiamo un qua, cominciamo proprio così, prego, raccontaci un po' qualcosa. Allora si parte con al 24 di giugno, quindi fra pochi giorni, con Mauro Corona, con il suo libro 4 stagioni per vivere, e quindi poi via via c'è un veramente calendario molto fitto di eventi diversificati anche tra di loro, perché poi segue Daniele Zovi con In Bosco, che è una passeggiata in un bosco dove lui racconta quello che vede, quello che sente. Poi c'è Dani Lumera, che è ecologia interiore, e lì ti fa scoprire il tuo essere, no? Certo, il tuo che oltretutto, apro una parentesi, abbiamo avuto l'anno scorso il piacere qua insieme a me di averlo ospite, quindi veramente una bella chiacchierata, persona splendida. Bello, bellissimo, veramente, sì, veramente pacata, che ti fa riflettere soprattutto, che ne abbiamo bisogno anche di quello. Vero. Anche di quello. E poi via via Matteo Bussola, che è uno scrittore veronese, qui ho veramente piacere di ospitare, perché noi diamo sempre un occhio di riguardo anche per gli scrittori, certo, che sono proprio del posto. E poi ci sono anche dei doppi incontri, quelli con Monica Sauna e Luca Bianchini. Monica Sauna è un emergente, anche lì noi ci piace dare spazio anche a chi non è diciamo famoso ancora, speriamo che la diventi, però secondo me ha delle qualità, e quindi fa una coppiata, prima Monica Sauna e poi Luca Bianchini. E poi Diego Fusaro è stato un mio evento all'ultimo momento, perché avevamo la Michelin, ma la Michelin poi è stata diciamo così promossa a condurre X Factor, certo. E quindi abbiamo preso Fusaro, e comunque è un gran bel nome, anche quello. A seguire è nato dopo incontro con Emanuele Del Miglio e Sallusti e Palamara. Emanuele Del Miglio è un nostro amico, collabora con noi da sempre. Certo. E quindi anche lui è veronese, quindi abbiamo un occhio di riguardo per lui. E Marcello Veneziani, grandissimo filosofo. Vito Mancuso, teologo di enorme statura. Claudio Ronco, qui un doppio evento anche qua, e Alberto Pellai. Certo. E poi c'è un altro doppio incontro ancora con Roberta Tosi, Davide Rondoni e Mario Giordano. Roberta Tosi presenta veramente un bel libro, perché sono gli artisti visionari, quelli che hanno saputo dare qualcosa anche nella loro follia. Certo. E quindi credo che questo sia veramente una bella serata. Andrea Gerosa, anche questo dopo incontro, lui è un autore che scrive gialli, veronese anche lui, di San Martino Buon Albergo, e che ospitiamo con grande piacere insieme a Gianluigi Nuzzi.
Poi c'è Oscar Sfarinetti, che conosciamo tutti, eh già, per quello che lui ha fatto nella sua vita, e difatti presenta un libro dove racconta la sua vita, e a finire con Veronica Pivetti. Cioè, qua mi hai in amici a casa, in due minuti Luigino ci ha nominato veramente dei nomi importantissimi, soprattutto passami il termine, artisti, scrittori veramente di un livello, sì, di un alto, quella un tripla alto livello, possiamo, certo, dire così, quella tripla. Ma adesso la domanda, no, andiamo sul personale. Luigino, ma tu che genere indicativamente preferisci, se ce l'hai? Io domanda difficile questa, eh? Domanda difficile. Allora, una volta ho letto molte biografie, mi specie, adesso, poi da molti anni a questa parte sono passato ai classici. Ah. Mi piacciono molto molto i classici, ne ho letti tanti, ne ho ancora tanti da leggere. Hai riscoperto, diciamo, l'apprezzamento per i grandi classici. Ho riscoperto, sì, il classico, perché insomma è un romanzo diverso da quelli che scrivono adesso, molto più tranquilli, molto più ti descrivono un paesaggio che adesso non c'è, certo, delle persone che adesso non ci sono più, il modo di fare che adesso non c'è più, e quindi per me questo... Bella però questa osservazione, ci piace, perché come tu dici giustamente, i grandi classici vengono ripresi, riapprezzati, certo, nel genere, nel settore. Luigino, le cose da dire sarebbero ancora tante, siamo quasi in chiusura, però ecco, volevo capire come fare per venire chiaramente a questi appuntamenti. C'è un modo, c'è un'iscrizione in tutti, in alcuni, raccontaci ancora qualcosa. Allora, questi incontri, l'unico incontro che è a iscrizione è quello di Daniel Lumera. Certo. Poi gli altri sono tutti a ingresso libero, uno arriva e si siede. Ingresso libero perché noi come associazione, come mantra, noi, certo, diciamo sempre che la cultura deve essere aperta, libera e gratuita. Bravi. Infatti i nostri incontri sono tutti a ingresso gratuito, perché vogliamo dare a tutti la possibilità di seguire, bello, lo scrittore che preferiscono, anche quelli che non potrebbero pagare i, certo, 5 euro del biglietto. A noi ci piace pensare che quelli lì si siedono e guardano i loro incontri. Parole sacre, Luigino, davvero grazie, perché so, grazie a voi, per, in parte perché lo potete sapere solo voi che lo, insomma, lo state vivendo in primis, che non è facile. No, quindi non è facile, perché ti scontri con tante realtà, certo, non è facile. Parliamo anche di soldi, certo, non è facile, non costa niente questa manifestazione, certo, costa dei soldi, devi andare, certo, a sponsor, quindi è difficile. Bravi. È difficile. Però ogni anno vediamo che, diciamo, quest'anno, l'anno prossimo, non so se ce la facciamo, e ce la facciamo. Ce la fate. L'unione fa la forza, e anche la voglia di fare comunque fa tanta, certo, forza. Certo, quindi ricordiamolo, certo, che le cose non arrivano così. Quindi, amici a casa, avete questa opportunità di assistere ad incontri pazzeschi, approfittatene in senso buono e sfruttate questa bellissima opportunità. Posso aggiungere un'ultima, prego, cosa? Siamo qua apposta. Un grazie infinito e speciale a tutti quei volontari che ogni anno dedicano il loro tempo per questa manifestazione, perché il tempo, dico sempre, dopo la salute è il bene più prezioso. Quindi già, grazie ragazzi, a tutti voi, grazie davvero, grazie a te Luigino, e grazie a tutti voi che, grazie, insomma, voi portate questi importanti eventi nella nostra città, e ovviamente parliamo di Soave in questo caso. Grazie davvero, grazie. Alla prossima, e ci vediamo noi da voi il prossimo giro. Grazie mille a voi che ci seguite come ogni giorno, ci vediamo a Soave con un sacco di appuntamenti, per rivedervi la puntata a radioadige.tv, sezione tutti amici. E allora, alla prossima, buon proseguimento, ciao.